Adesso parliamo di fotografia d'autore, perché a Macerata nacque nel 1851 una grande scuola fotografica che raccontò per 120 anni, con raffinate immagini e curiosa sperimentazione, la storia d'Europa. Era quella della famiglia Balelli. Ci racconta questa storia Maria Francesca Alfonsi. Emanuela Balelli, chi era la famiglia Balelli di fotografi, ovvero suo padre, suo nonno e suo bisnonno? Una famiglia originaria dell'Emilia-Romagna che già nel 1845 aveva aperto uno studio fotografico a Faenza e nel 1851 si trasferì a Macerata, dove portarono avanti il primo studio fotografico dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Così accadde che 6 anni dopo la nascita della fotografia nacque un grande studio che dalla periferica Marca Maceratese per 120 anni raccontò con immagini la storia italiana, dal lavoro al paesaggio fino agli sguardi immortali dei ritratti, dai grandi fino agli umili. Il primo, il curioso pioniere, fu il bisnonno di Emanuela, Carlo Senior Balelli, e poi Suo nonno, Alfonso. Un acuto, elegante ritrattista. E suo padre, Carlo Junior, che nonostante lei sia così giovane, era nato nel 1894. Carlo fu fotografo di guerra, poi studiò e insegnò all'Istituto Superiore di Fotografia di Berlino, lavorò a Firenze e tornò a Macerata. Per 60 anni, fino al 1970, Carlo Junior girò l'Europa con l'Istituto Luce, con il Touring Club, e raccontò i fasti e le miserie del continente, dalla grande strage della Prima Guerra Mondiale a questa terra d'armonia. Oggi nel suo nome c'è il Centro Studi Carlo Balelli per la storia della fotografia, grandi mostre, grandi cataloghi, e soprattutto c'è un lascito di oltre 18.000 tra lastre e foto, diviso tra le due biblioteche maceratesi, la nazionale e la civica. Oltre 2.000 di quei preziosi documenti sono visionabili da chiunque e da qualunque computer. Basta collegarsi all'OPAC, al sistema librario, attraverso il sito dell'Ateneo della provincia di Macerata con la parola chiave Fondo Balelli. Ovviamente questo patrimonio è molto importante perché appunto i Balelli permettono di ricostruire sia una serie di avvenimenti con i quali seguire la storia d'Italia, sia anche l'evoluzione della fotografia. Sono dei grandi professionisti che hanno praticato tutte le innovazioni, non per niente qui da noi ci sono anche delle foto stampate su seta. Sono dei personaggi che hanno sperimentato e che hanno testimoniato sia il contingente, gli eventi, il costume, sia anche l'evolversi del mezzo.